Buonasera, buonasera, benvenuti quindi in diretta. Quello che avete seguito fino adesso era una trasmissione registrata ieri. Io sono Gianni Colacione e siamo in collegamento con Fabrizio Ferrante. Fabrizio Ferrante è giornalista per il giornale online iPress, quotidiano online dell'area Flegrea. Grazie Fabrizio intanto di essere qui con noi. E oggi abbiamo dato appunto praticamente metà della programmazione di Libri TV per illustrare un pochino la campagna referendaria, quella appunto sui referendum per la giustizia giusta, appunto così definita. Abbiamo già fatto una trasmissione per l'altro pacchetto referendario e nella trasmissione appunto registrata, che è andata praticamente poco fa e finita, abbiamo avuto una illustrazione dei quesiti grazie ad Alessandro Gerardi, che fa parte appunto del comitato promotore. E mentre invece appunto adesso passiamo un po' dall'illustrazione nel merito un pochino dei quesiti, un po' ad alcuni commenti con Fabrizio Ferrante relativi appunto all'evento che è stato l'inaugurazione di questa campagna elettorale che si è tenuto domenica scorsa a Napoli. Era presente Fabrizio Ferrante, di questo ci parlerà, insieme ovviamente Fabrizio Ferrante, forse mi sono dimenticato di dire, è un radicale e fa parte appunto dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, molto attiva sul diciamo discorso carceri, con tutto un lavoro, e abbiamo avuto anche occasione di diciamo di sottolinearlo, di avere appunto, grazie ad alcuni componenti dell'Associazione della Grande Napoli, molto attivi con i carcerati, i familiari delle persone appunto detenute. Ma appunto volevamo questa sera cercare di parlare appunto di questo evento. Allora Fabrizio, tu eri presente, hai fatto anche delle interviste interessanti. Intanto per cominciare volevo sapere da te appunto l'impressione sul fatto, come mai, visto che insomma essendo di Napoli avete dimestichezza in qualche modo anche col sindaco De Magistris, come mai Piazza del Plebiscito sì questa volta, mentre invece per la diciamo chiusura della campagna elettorale per le politiche, per Amnistia, Giustizia e Libertà invece no? Intanto saluto tutti gli ascoltatori, saluto te, saluto ovviamente tutti, ma intanto la domanda interessante verrebbe da dire che andrebbe posta al sindaco, non tanto a me, io posso dire al massimo come la penso, ma no, credo che la prima motivazione che mi verrebbe da porre in evidenza è che il sindaco all'epoca aveva magari anche lui interesse a che la piazza andasse ad altri, sostenendo, anzi essendo egli stesso un fondatore del movimento che ha portato in groia la candidatura per Palazzo Chigi e che evidentemente era antitetico rispetto alle nostre istanze, per quanto poi insomma volendo fare un minimo di non di polemica, ma insomma di dato storico, poi io ricordo la candidatura di Ilaria Cucchi paradossalmente con il movimento di Ingroia, non ai noi con la Ministria Giustizia e Libertà, ma ovviamente questo non è un strumentalizzare nulla assolutamente, perché la battaglia per la legalità anche e soprattutto per il caso Cucchi penso che debba accomunare tutti i bravi cittadini di questo paese, di tutti i partiti, quindi non è proprio una polemica politica, tutt'altro, anzi era giusto una piccola annotazione anche un po' amara, perché magari forse che Ilaria Cucchi, che anche in parte lo stesso Don Gallo, un altro che insomma aveva detto in diretta radiofonica, Radio Radicale, Radio Carcere, che si sarebbe candidato, io non credo che l'abbia detto semplicemente per far smettere lo sciopero della fame di Pannella, perché sarebbe stato anche un qualcosa di non degno della persona. Evidentemente se certe candidature poi sono saltate, cioè, c'è stato qualcosa che insomma è acqua passata, insomma, parliamo del futuro. Per rispetto a una domanda, dico che in questo caso forse anche il sindaco De Magistris su certi temi, in particolare devo dire quelli del probabilmente anche in particolare forse più quelli rinventi l'altro pacchetto, però insomma si è reso conto che certi temi, e magari chissà anche comunque una giustizia, che comunque qui a Napoli si vivono delle situazioni al di fuori delle carceri, non solo dentro le carceri, e evidentemente il sindaco si è reso anche conto che questa volta proprio o magari non voleva troppo tirare la corda, o magari chissà ci poteva anche, però insomma presenze istituzionali io non ne ho viste sinceramente, quindi ecco mi sarebbe magari piaciuto. Mentre invece posso dire, sempre passando all'evento di domenica, che ci sono state delle presenze significative, come anche avranno potuto constatare i vostri ascoltatori, a livello politico degli esponenti del PDL, che in campagna
anche con l'adesione ufficiale proprio alla raccolta, perché poi in realtà l'evento di Napoli non è, come ha detto anche Staderini proprio ai miei microfoni, non è un punto di partenza, di arrivo, bensì un punto di partenza, perché poi c'è tutto un lavoro che tra l'altro a Napoli già è partito e che tutta la settimana prossima ci impegnerà in varie kermesse che ci sono, il Gay Pride non solo, ma comunque sono avviati anche, diciamo, degli strumenti proprio attraverso della nuova militanza che abbiamo potuto reclutare anche domenica scorsa, tra l'altro questa occasione anche per reclutare nuova militanza, per affrontare la raccolta firme nei vari comuni della provincia, perché ovviamente è oltre che a tessere, potremmo dire, accordi per collaborazione politica anche con forze, non necessariamente appunto solo gruppi radicali, perché altrimenti io sono d'accordo con quello che disse Mario Staderini il 1° giugno scorso a Roma, quando disse che non bisogna far passare questi referendum solo come referendum radicali, bensì come dei referendum trasversali, e così come forse insomma è anche giusto di smetterla di contrapporre forse i vari pacchetti referendari, perché insomma bisogna un attimino remare davvero tutti dalla stessa parte. Su questo poi ti chiudo, magari in questa fase magari hai qualcosa da chiedere. Voglio dire che voglio dire semplicemente che qui a Napoli in particolare abbiamo già visto domenica scorsa, essendoci stata una massiccia partecipazione dei parenti, dei cittadini detenuti, e noi ovviamente ripeteremo questa esperienza di tavoli con i cittadini detenuti anche a Poggio Reale, e loro evidentemente, essendo anche creatosi un bellissimo rapporto con noi, con Luigi Mazzotta, con il sottoscritto magari in parte, con gli altri compagni dell'associazione, ci danno una grossa mano anche per le firme, per quello che concerne anche le nostre battaglie, quindi le firme arriveranno a pacchetto, noi raccoglieremo le firme assolutamente per tutti i quesiti. Diciamo che questo sia quello che deve venire fuori dalla manifestazione di domenica scorsa. Domenica scorsa era molto bello vedere in piazza tanti tavoli, perché poi le persone hanno firmato, quindi lo scopo principale era questo. Firmo qua però. E infatti, poi avevo intenzione di parlare anche di questo. Praticamente mi pare di aver letto che comunque sia la partecipazione per quanto riguarda il comizio è stata abbastanza scarsa, c'era poca gente. Però nonostante questo ho letto appunto da parte dei compagni appunto dell'associazione per Grande Napoli che invece la raccolta di firme è andata bene. Allora, secondo te come c'è, proprio perché questa è un po' una trasmissione, parlo con un giornalista, quindi un po' di commento anche, visto che abbiamo parlato dei referendum nella trasmissione precedente, secondo te un pochino come te lo spieghi che appunto era poca gente ad ascoltare in qualche modo, poi ci direi anche magari quali degli esponenti politici in qualche modo si è più esposto o si è quasi impegnato, se così si può dire, e invece la raccolta delle firme è andata bene. Allora, una domanda molto interessante, sinceramente. Io devo dire che è innegabile, spero che mi sentiate, intanto mi senti? Sì? Okay. Sì, sì. Perché no? Mi si era bloccata la tua immagine, ok. Intanto è innegabile, e personalmente non sarò io a negare l'evidenza, cioè che il comizio, i comizi, siano stati obiettivamente poco ascoltati dalla piazza, ecco, come la intendiamo tradizionalmente. Tanto è vero che ho anche un po' ironizzato così parlando con i compagni, insomma, un attimino sul fatto che c'era lo schermo come se la piazza dovesse essere piena e lì in fondo si doveva, insomma, una cosa abbastanza. Però, vabbè, tuttavia, appunto, le cose vanno scisse. Allora, poi ti rispondo prima su questo, però io devo dire che obiettivamente, non per essere più pannelliano di Pannella, ma l'informazione è stata veramente, ma veramente quasi zero sull'evento. Allora voi capirete bene che noi abbiamo portato da Poggio Reale tante persone a firmare, che magari sono venute soltanto a firmare, e non perdiamo mai di vista l'obiettivo principale, che era quello di raccogliere le firme. Poi mi rendo conto che abbiamo fatto una brutta figura a livello di immagine, però insomma il dato politico poi comunque va scisso da quello di immagine, e lo scindiamo volentieri e affrontiamo il toro per le corna. Però obiettivamente l'informazione sull'evento, ma come sui referendum, perché obiettivamente parlando sono referendum di cui praticamente non si parla. Cioè io per esempio, se mi consenti, proprio un
media. E quindi ecco, il dato dell'informazione, che poi magari dopo vorrei aggiungere una cosa, però rispondo prima all'altra tua domanda su chi si è impegnato. Beh, il nome personale mi viene molto molto semplice. Io posso dirti Luigi Compagna, che a parte essere un nostro iscritto anche dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, ma Luigi Compagna è già la seconda legislatura consecutiva, credo, se non addirittura la prima, sicuramente la seconda consecutiva, che è sempre il primo firmatario della proposta di legge per amnistia e indulto. Quindi, e del resto recentemente è stato anche qui a Napoli a presentare un libro su Enzo Tortora. È una persona che si sta impegnando, ma non da oggi. Diciamo che poi obiettivamente io ho apprezzato da Napoli, diciamo, tra gli interventi un po' tutti sono stati in un'unica direzione, quindi sono stati tutti degni di interesse, però insomma diciamo che anche l'intervento di Giachetti, insomma, piuttosto che quello dei rappresentanti delle camere penali, di Domenico Ciruzzi, insomma, interventi importanti da parte di personalità importanti e trasversali che devono poi contraddistinguere questa avventura, altrimenti è un'avventura persa in partenza, sì. Perché appunto anche sui referendum, a mio modestissimo avviso, se ne sta parlando davvero 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 poco e niente, anzi io credo che sia davvero, questo è un altro grandissimo problema che speriamo di non dover aspettare l'ennesima condanna dell'AGCOM, che probabilmente sarà evasa, in evasa con tutte le altre, insomma. Bene, volevi aggiungere qualche altra cosa, se non sbaglio? Sì, volevo aggiungere qualche altra cosa, ma adesso non mi viene in mente, quindi magari se okay. Volevi la domanda, magari mi verrà in mente più tardi. Sì, ok, va bene. Allora, tra i personaggi, diciamo, in qualche modo, io poi questa cosa di informazione volevo approfondire, perché comunque sia c'è stata anche un po' una strategia, se così possiamo dire, informatica radicale, o meglio informativa radicale, nel non dare in diretta l'evento su Radio Radicale, che di solito insomma segue tutti questi eventi, probabilmente per invogliare la gente a partecipare, stante il fatto che comunque Radio Radicale, mi pare di sapere, almeno così ci dicono, se ricordo bene, che comunque ha un bacino d'utenza di 500.000 di persone al giorno. Erano comunque sia presenti appunto Giachetti, vicepresidente della Camera, appunto PD e Radicale, ma anche Nitto Palma che si è in qualche modo pronunciato, insomma, ci ha messo la faccia perlomeno nella presenza. E allora a questo punto volevo dirti, veramente chiosare con te, ovviamente la presenza di questi due personaggi che poi in Italia è tutta una cosa opinabile, perché in teoria sono su barricate opposte, poi dopo stanno in qualche modo in forze politiche che entrambe sostengono lo stesso governo, e vabbè. Però in qualche modo anche l'informazione, che sappiamo che è politicizzata, lottizzata in qualche modo, dovrebbe da questa partecipazione trasversale nello stesso modo anche avere una risposta e quindi informare, visto che praticamente tra PD e PDL insomma, è una grossa fetta di tutto diciamo, l'arco parlamentare attualmente presente. Però nonostante questo invece pare che non ce ne sia, almeno non sia sufficiente. E come te lo spieghi tu, insomma, questa cosa? Allora, intanto questo mi dà anche la fortuna di potermi riagganciare a quella cosa che mi doveva venire in mente, che mi è venuta in mente, che riguarda poi anche un po' di informazione appunto fresca su cose che magari non passano. Perché prima di collegarmi, ecco, essendo appunto sono in vacanza, sono un po' staccato da qualche giorno, meglio da ieri in realtà, insomma, ho notato che c'è una cosa molto interessante, che è questo, proprio la pubblicazione del decreto cancellieri, quello che è all'esame proprio del Consiglio dei Ministri in questi giorni. E io leggevo, notavo che le premesse di questo decreto sono le tipiche premesse che io mi aspetterei di leggere in calce a una legge che appunto, che poi l'amnistia e l'indulto, perché io poi invito tutti a leggerle, sono visibili sul gruppo Facebook Emergenza Carceri, le ha postate un'altra nostra compagna, tra l'altro iscritta alla nostra associazione, quindi insomma invito a tutti ad andarle a leggere, perché tanto siamo tutti internauti. Però per farla breve, credo che obiettivamente le parole del ministro, così come quelle dell'ex ministro, perché non ci dimentichiamo che Nitto Palma, io non l'ho citato prima non per dimenticanza, ma io ecco, è anche una trasmissione di commenti, io su Nitto Palma ho dei grossissime remore, cioè dei grossissimi dubbi personali. Capisco che Pannella
addirittura grazie a lui ha sospeso uno sciopero della fame della sete, e che lo considera il più grande giurista che si sia mai occupato di amministrazione. Io non condivido nulla di tutta la sua stima per Nitto Palma, per semplice motivo. Allora siamo almeno in due. Ma no, ma ti posso anche dire perché, non perché sta con Berlusconi, perché anche Luigi Compagna, del quale ho la massima stima, ecco, ti posso dire anche il perché. Il primo motivo è molto semplice, è che lui si è prima a parole, a chiacchiere, come si dice a Napoli, impegnato a velocizzare i tempi per calendarizzare, per far votare il provvedimento di amnistia a suo tempo nel vecchio Parlamento, quando c'era ancora appunto il governo Berlusconi, diventò ministro e fece un po' quello che sta facendo Alfano adesso, cioè si mise proprio di traverso e no, fece poi cadere il discorso. Un altro motivo per il quale non condivido tutta questa fiducia nei confronti di Nitto Palma è un'altra questione che sta tanto a cuore a Pannella, che riguarda il Vesuvio, anche perché qui c'è una questione che riguarda un condono per il quale appunto l'ex ministro della giustizia si sarebbe definito favorevole, che coinvolgerebbe anche delle zone situate nei comuni della cintola vesuviana, zona rossa, Torre del Greco, le varie zone di ex di fuga che già ora non sono più di fuga, ma legittimiamo il fatto che non siano di fuga. Però per tornare a bomba sul tema della giustizia, queste premesse che sono importanti di quel decreto che stanno studiando, che credo l'abbia diffuso il Fatto Quotidiano, un documento, quindi vorrei citare anche la fonte più istituzionale tra virgolette, sono tutte premesse che si sposano perfettamente con i nostri referendum, perché vanno tutte quante a testimoniare da una parte la carenza degli organici, perché quando si specifica che i magistrati di sorveglianza devono esaminare le situazioni processuali di quei detenuti che rientrano in un decreto che però obiettivamente, se ho capito bene, perché poi ho dato una rapida occhiata, magari ho capito male, però quindi non voglio, invito tutti a leggerlo anche per questo, poi magari sarà diffuso meglio, però ci sono dei dubbi, perché si parla di pene di 3 anni sostanzialmente, di pene residuali e di eventuali casi che portano la pena a 4 anni, quindi in realtà si era parlato addirittura di un'estensione da 4 a 5 anni, io vedo una contrazione, spero di aver visto male, torno a ripetere, però io vedo una contrazione e vedo appunto allo stesso tempo un sovraccarico ulteriore di lavoro sui magistrati di sorveglianza, perché appunto se non passa prima una norma che sia quantomeno sulla falsa riga del nostro referendum sui magistrati fuori ruolo, evidentemente io non credo che si possa poi uscire da quello che noi radicali chiamiamo anche poi il debito giudiziario, no? Che è un debito talmente grave che, se mi permette anche di dire un altro fatto gravissimo che si è verificato oggi nel carcere di Secondigliano, un giovane detenuto che si è impiccato, è un altro fatto gravissimo sul quale per il momento non so dirti di più, anche perché mi è stato detto stamattina, ho verificato, è successo veramente, e quindi posso dire però solo questo, ma insomma non so se la notizia è già uscita, in ogni caso questo è un altro esempio. Noi comunque posso anche dire, poi mi fermo, che sul fronte delle carceri non andremo soltanto a raccogliere firme, come ho detto prima, a Poggio Reale, ma sono in programma anche, ovviamente non si dice quando, perché né dove naturalmente, però insomma i rapporti ottimi che ci sono con i consiglieri regionali, anche qua penso a Corrado Gabriele, o con dei deputati, anche appunto dei senatori che possono essere di qualunque forza politica, ci hanno già portato e continueranno a portarci al fianco e dentro le carceri, appunto, quindi al fianco dei parenti, ma anche al fianco dei detenuti, insomma, perché l'attenzione non deve mai calare al di là della contingenza referendaria piuttosto che elettorale, insomma. E che poi tra l'altro, scusami, che in quelle premesse sempre del decreto si citano anche le condanne dell'Europa, si cita tutto quello che diciamo noi, e non, però naturalmente le conclusioni sono ben diverse. E oltretutto un'altra cosa che devo aggiungere: quel decreto, oltre a risolvere, così almeno se ho capito bene, magari, perché poi esclude tutti gli associati, che può sembrare logico, ma in talune realtà escluderli tutti è miope, quasi come miope l'ergastolo ostativo di diritto, perché però insomma non voglio rubare troppo tempo a spiegare anche questa, però fondamentalmente il discorso è questo: è un decreto che, se non fa seguito
così come del resto vale per un'eventuale amnistia e indulto, una massiccia dose di depenalizzazioni, è chiaro che tutte quelle premesse, oltre a essere la classica montagna che partorisce il topolino, in questo caso partorisce al massimo la coda del topolino. Sì, dicevamo prima, e questo l'abbiamo detto anche nella trasmissione con Alessandro Gerardi, che purtroppo in Italia parlare di una riforma che riguarda la giustizia, immancabilmente si fa sempre a fine a parlare di Berlusconi e dei guai di Berlusconi. È una strumentalizzazione politica di tipo magari spesso travagliesco e così via, però è anche vero che purtroppo ci sono delle cose che stimolano questo. Per esempio, in questo decreto di cui tu parlavi, mi pare, e ti chiedo conferma se poi hai informazioni più precise, che si parli anche appunto di un'applicazione per quanto riguarda le norme accessorie, le pene accessorie. Pene accessorie che sappiamo in questi giorni ci sta la pronuncia, insomma, riguardano proprio gli eventi di Berlusconi, con l'interdizione, lui rischia un'interdizione dai pubblici uffici come pena accessoria, e diventa quindi tutto un cammino sempre più faticoso affinché la battaglia per la giustizia, per l'amnistia e quindi per il ristabilimento di situazioni di una certa accettabilità, quindi umane, per rispetto ai diritti umani, diventa sempre più difficile farla diventare, o meglio farla percepire per quello che è, cioè una cosa trasversale, perché poi quando ci si infilano queste cose è ovvio che scatta subito il riflesso anti-berlusconistico e quindi la lotta, diciamo, tra bande, non credi? Io è esattamente quello che penso, è esattamente quello che ho in qualche modo anche cercato di far venire fuori quando ho parlato con i vari esponenti politici, in particolare quelli del PDL, perché la verità purtroppo è così. Allora, il ragionamento è questo: è brutto magari da poterlo dire, però è innegabile che il sospetto sul fatto che tanto interesse del PDL proprio ora nei confronti di certi temi sia in parte anche strumentale. Tra l'altro Mario Landolfi lo ha proprio praticamente detto abbiamo dato questa impressione, quindi insomma voglio dire, se lo dice lui che hanno dato questa impressione, e che l'impressione è assolutamente giusta, evidentemente allora non è un delirio pensare che ci sia un non so che di strumentale in tutto questo. E io devo dire anche che però purtroppo questo è proprio quello che ci danneggia, ed è proprio quello che ci danneggia, perché poi tra l'altro la sinistra, cioè io voglio, vabbè che Fabrizio De André non si può etichettare in nessun modo, però insomma Fabrizio De André piaceva anche a sinistra, non è che piaceva soltanto ai radicali, perché credo piacesse ai radicali, a me piace, non so, in ogni caso piaceva molto anche a sinistra, e i temi che erano prima della sinistra adesso non sono più della sinistra, perché purtroppo vengono associati a quello che tra l'altro neanche era, perché poi interviene anche alla destra, non è che piaccia tanto la situazione della tortura. In fondo poi non bisogna neanche tirare in ballo le carceri fasciste per dire questo, che lì poi legge e ordine, evidentemente nelle carceri non c'è legge, non c'è ordine, quindi non dovrebbe piacere in teoria neanche alla destra. Questa è una distorsione enorme. Io ho scritto recentemente che più che essere Berlusconi Silvio il problema, Silvio Berlusconi in sé, il problema è che è il Silvio Berlusconi ancora presente in politica, ed è inevitabile, perché il conflitto di interesse riguarda anche questo, non soltanto le questioni economiche. Cioè è impensabile che un leader politico di quel calibro possa anche apparire estraneo, oltre che magari essere estraneo alle deliberazioni, decisioni di uno dei più grandi partiti italiani su questioni che sono di pubblico interesse, riguardano tutti. Cioè, è proprio e quindi questo aumenta quell'anti-berlusconismo che io sono assolutamente convinto, se lui non fosse più in politica, e questo però, permettimi di finire su questo, qui i veri responsabili non sono né le leggi che non ci sono, né tantomeno il PD, perché molto spesso è facile dire perché il PD lo ha tenuto, sì, il PD e Napolitano l'hanno tenuto in vita in vari momenti, questo politicamente, ma il PDL è un partito personale, e non esiste da nessuna parte un partito personale così potente al punto tale da aver di fatto preso l'etichetta di partito del centro-destra italiano, cioè di rappresentare quindi una fetta di italiani che comunque esiste e si riconosce in valori che lui porta
con i propri vessilli, ma che però sono molto spesso anche il contrario delle tue stesse comportamenti oltre che leggi. Cioè, questo è il punto. Quindi questo è già un primo fatto fortemente innaturale, perché io sono assolutamente convinto che in assenza, quindi se il PDL avesse sviluppato al suo interno gli anticorpi per avere il coraggio di sfiduciare un presidente, di votare, però insomma, quello non è un partito ma è una società per azioni, quindi è chiaro che non si può mandare via quello che mette il grano alla fine, poi il principale azionista, credo, perché di questo dobbiamo parlare. Però insomma, poi significherebbe scadere troppo, e forse anche noi, forse anch'io a mia volta in qualche posso essere reputato come anti-berlusconiano, ma lo sono sono sotto alcuni aspetti, senza dover tirare in ballo la legge sull'ineleggibilità o quant'altro. Cioè, dovrebbe essere il suo partito, per tutto quello che, anche soltanto per uno solo degli scandali, a dire no, tu non puoi portare avanti le mie idee. Se non ci può pensare il suo partito, ci dovrebbe pensare il suo elettorato, ma evidentemente gli piace così e le conseguenze le paghiamo tutti noi. E quindi anche il discorso della giustizia e dell'amnistia viene comunque rallentato, se non impedito, perché dall'altra parte dovranno poi spiegare: avete fatto un altro favore a Berlusconi, e capisci? Cioè, per non fare un favore a Berlusconi, poi, cioè, quindi l'amnistia già è impopolare in questo paese, ma diventa doppiamente impopolare. Quindi ecco perché Berlusconi danneggia, perché poi il paese la deve accettare questa amnistia, o perché è un momento tale che il Parlamento, senza che il paese, cioè, non è proprio il momento buono questo per avere il paese di nuovo coi forconi, capisci? Il Parlamento, il governo, questo non, l'ultima cosa che credo voglia. Ma se non passa neanche in televisione un dibattito in fasce di massimo ascolto su questo, perché parliamo di questo, perché poi di notte qualcosa passa, per carità, saremo sempre punto e da capo, come per i referendum, dei quali parliamo solo noi. Io ne scrive qualche altro eroe più o meno militante, ne parla la Radio Radicale, Liberi TV, e non voglio dimenticare nessuno, insomma, tutti quelli che in qualche modo... Però capisci che sui grandi network, quelli che fanno la differenza, io non ho ancora avuto il piacere di sentire che ci sono dei referendum. Sono tanti, sono pochi, questo magari sarebbe oggetto di dibattito, ma se ci fosse un dibattito. Fabrizio, siamo in chiusura ormai, allora ti chiedo soltanto un commento a cui spero che tu mi possa rispondere in modo molto sintetico. Allora, i radicali sono imbarcati in questa avventura. Ci sono 12 milioni di firme da raccogliere, pensi che gliela faranno? Dipende da noi, dipende da chi dice di volerci dare una mano, dipende da tanti fattori. Io penso che ce la faremo, perché abbiamo le potenzialità per poterlo fare. La condizio sine qua non in questi casi, però, è che non si faccia come in passato, anche in recente passato, che non si vada tutti nella stessa direzione, cioè si vada tutti nella stessa direzione. Si faccia la politica e poi... Intanto Fabrizio, ti stoppo un attimo perché ho detto una castroneria, sono 6 milioni di firme, ci mancherebbe pure che io mi dico, perché 6 milioni di firme, scusa che ti ho interrotto, a te. Va benissimo, va benissimo, va benissimo. Quindi ripeto, bisogna andare tutti, poi ripeto, siamo uomini, abbiamo le nostre pulsioni, abbiamo mille difetti, non siamo migliori degli altri, ci sono le sedi appropriate, ma insomma... Facciamo la politica che la sappiamo fare, l'abbiamo già dimostrato, e è chiaro, non dipenderà solo da noi, perché in questa fase storica, se solo i radicali devono raccogliere tutte le firme, io dico che non ce la facciamo, non ce la possiamo mai fare nel 2013, ma se chi ha detto di volerci dare una mano, ma non a noi, ma al paese, mantiene la parola, se la parola ha ancora un valore, allora io dico che ce la facciamo, perché questi referendum sono vincenti nel paese. Sono vincenti tutti e 12 per quelli che sono i loro ambiti, tutto qua. Poi diciamo anche che i cittadini sono liberi, diciamo anche questo, oltre che di votare sì, no o non votare, che non va mai bene, quindi non lo diciamo proprio, anche se comunque si può fare. È giusto anche dire che i cittadini, è capitato anche al tavolo per esempio, che e questo è anche legittimo, che decidano di firmare alcuni referendum e non altri. Quindi c'è la massima libertà, tutti possono firmare, ma insomma l'importante è che però anche chi deve lavorare lavori, perché poi se i cittadini sono informati, non solo dai partiti ma anche dai giornali, dalle televisioni, alla fine il popolo italiano, quando si è pronunciato quasi sempre tra virgolette bene, poi è stato
sempre tradito dal Parlamento, parlo dei referendum, parlo dei referendum, e io penso che questi qui non faranno eccezione, non faranno eccezione. Passeranno, se passeranno saranno votati, poi è chiaro, dipende da mille fattori, non, nessuno ha la sfera di cristallo, tantomeno io. Va bene Fabrizio, io ti ringrazio per la tua partecipazione, sottolineo e anzi cerco di correggere di nuovo il mio errore che ho detto prima, sono 6 milioni di firme, 500.000 referendum, speriamo bene ovviamente, ci impegneremo per farli conoscere come Libri TV, in bocca al lupo anche al lavoro di cui avrei voluto parlare ma non c'è il tempo adesso, dell'associazione per la Grande Napoli che è sempre molto attiva sulle tematiche e soprattutto con l'appoggio appunto come dicevo in apertura alle famiglie dei detenuti. Appuntamento di nuovo prossimamente su Libri.tv. Grazie ancora Fabrizio Ferrante. Grazie, grazie a te, grazie a voi e buona serata a tutti. Ciao, grazie.